siamo, tutto sommato non è che siamo depressi, anzi, abbiamo accettato la sconfitta come un fatto quasi inevitabile, perché può capitare che su 10 partite ne capiti una che non sia nelle condizioni, però un però piccolo dobbiamo mettere, cioè non è che sia il campanello d'allarme, ci mancherebbe, perché il Lecce tutto sommato ha giocato la sua partita, però la constatazione dice pure, insomma, abbiamo subito due gol che si aggiungono ai due della Vibonese. E sai, io comincio a essere un po' perplesso quando leggo le dichiarazioni post partita degli aventi causa. Adesso poi vi passo. Chi sono gli aventi causa? Gli aventi causa, allenatori, giocatori. Io ho sentito, credo l'abbiate sentito pure voi, Montella con il Milan che perde 3-0, non Bruscolini, 3-0, a dire non meritavamo di perdere, anzi meritavamo forse noi di vincere. Ma questi cosa intendono per vincere e perdere? Che tengono la palla più degli altri, che fanno gioco che poi non si realizza? Non ho capito. Se nel calcio il gioco primario è quello di buttare la palla dentro, chi la butta di più probabilmente vince. Adesso non è che dico che questo debba riferirsi a Lecce, però lo stesso Patalino ha detto non solo non meritavamo di perdere, ma meritavamo di vincere, però i due gol li abbiamo subiti noi. A te, Vittorio. Ma Mario, allora secondo me Lecce ha avuto un calendario benevolo, forse qualcuno della Lega quando hanno fatto il calendario ha voluto darci una mano, sto scherzando, perché nelle prime 9 giornate noi abbiamo incontrato squadrette da medio-bassa classifica, non abbiamo incontrato squadre e questa è una verità, e questa è una verità che nessuno può discutere. Faccio l'esempio del Francavilla che è venuto l'altra settimana qua a Lecce, il quale aveva incontrato nelle prime 9 partite il Foggia, il Matera e il Lecce. Su 9 partite incontri c'è squadroni del genere, vabbè, voglio dire, allora per me quelle 9 partite abbiamo scherzato, ma abbiamo scherzato che abbia incontrato pure lo Stabia, no, ancora no. Quindi secondo me noi nelle prime 9 partite abbiamo scherzato, il campionato nostro iniziava alla 10ª giornata a cagare, è iniziato male, quel risultato ha complicato maledettamente la classifica. Da una parte l'ha complicata, dall'altra forse ha chiarito quali sono le squadre che punteranno alla promozione seriale. Sono le prime 5, non c'è niente da fare. Fino al Cosenza, dal Lecce fino al Cosenza. Il Cosenza però domenica va a Castellammare di Stabia. Allora se dovesse perdere, e mi auguro di no, se dovesse perdere verrebbe quasi eliminata. Però se dovesse perdere, Mario, la Juve Stabia arriverebbe a 25 punti. E se noi Lecce e Foggia pareggiamo, ci scavalca e sta in testa alla classifica la Juve Stabia lunedì sera. Questo è incredibile. Comunque, vabbè, niente, la partita di Catania è stata giocata forse la migliore delle partite giocate fuori casa del Lecce, forse. La sconfitta io la considero sul piano tecnico. Io non posso dire che è stata una grande partita, non lo posso dire, né che è stata una scarsa partita. Sì, una partita modesta, discreta, buona, che poteva anche portarci alla vittoria. Però era una partita incanalata sullo 0-0. Se non ci fosse stato quell'episodio dell'autorete, forse la partita sarebbe finita 0-0. È finita 2-0 per il Catania. Archiviamola. Tu dici, ma dobbiamo tenerla presente. Però. Sì, la teniamo presente. Dobbiamo tenerla presente per un motivo semplicissimo. Siccome sono 2-3 settimane che noi tre obiettivamente diciamo sempre attenzione, perché cominciano a pigliarci le misure sui nostri cannonieri, sui nostri... E un esempio è stato proprio Catania, dove Don Romino, per esempio, è stato bloccato letteralmente. Tu parli di alternativa. Voglio dire, sì. Dobbiamo anche creare le premesse perché ci possa essere un'alternativa. Esatto. Questo io lo chiedo a Mauro, che ha giocato, che è uomo di campo, ha detto una cosa giusta quando non eravamo in trasmissione. Ha detto comunque sul campo ci vanno i giocatori, parliamoci. Ora, c'è una considerazione da fare, che è questa. I nostri ragazzi, secondo me, non hanno ancora acquisito quella che si chiama mentalità vincente. D'accordo. Sulla mentalità questi ragazzi devono ancora crescere. Non c'è, è vero. Sul piano tecnico questi ragazzi poi non sempre sono sistemati come dovrebbero essere sistemati. Perché se un Torromino viene francobollato come è stato francobollato in quei 20-30 metri quadri che sono, diciamo, dalla linea laterale a 2 metri interni, degli ultimi 30 metri di campo,
lui deve spostarsi, lui non può assolutamente ancorarsi a un confino come quello. Lui ha le abilità per portare fuori il difensore e farlo vedere e farsi marcare in tutto il campo. Scusa, guarda, ti faccio continuare. Il cronista che trasmetteva la partita, che faceva il commento, diceva: De Cecco seguirà Toconino anche stasera quando andrà a casa. Sì. Quindi se si fosse spostato, sì, l'avrebbe seguito anche alla benissimo, con la piccola differenza che però anche Don Romino aveva 100 metri per potersi muovere, non 20 metri quadrati. Voglio dire, De Cecco usciva pure lui il giocatore al momento che ti trovi uno che ti piacevi da me, cioè, mi sono venuti negli spogliatoi miei alla fine del primo tempo quando giocavo, sbagliavo lo spogliatoio perché mi avevano detto stai sempre, come si dice, con quell'attrezzo al sedere, come da dire, sì, non lo lasciare mai. Ricordo uno di Modena, a Modena, finì il primo tempo e nella nostra spogliatoio gli dissi: che fai, vieni anche qui dentro, devo fare la doccia con noi, per indicare. Allora, il problema è molto semplice, i nostri ragazzi devono acquisire la mentalità che li porta a cambiare. Anche l'allenatore in panchina non ti può dire: guarda che se stai sempre lì, te lo deve dire prima, devi essere più libero, più elastico, devi giocare secondo dove il tuo istinto ti porta, sempre mantenendo. Sono d'accordo, perché questo qua è una cosa fondamentale. Noi abbiamo sempre detto quanto, certe volte si fanno dei dibattiti che sono fondati sul quanto può incidere un allenatore nel rendimento di una squadra, e poi scopri che gli stessi allenatori nella misura del 20-25% massimo, quindi significa che il rimanente 70-75-80 lo fa le capacità intuitive. Un esempio, no? A proposito di quanto ha detto Mauro, giustamente quello che ha detto, che manca la mentalità vincente, abbiamo avuto la prova a Vibo Valencia, cioè verso il 75esimo la partita era sul 2-2, mancavano 10-15 minuti con il recupero anche 20 minuti. Che cosa ha fatto il Lecce? Cominciando dalla panchina, ha tolto Vito Francesco e Ciancio, due terzini, e l'ha sostituito con due altri terzini. Che mosse sono queste qua? Queste fanno capire alla squadra, agli avversari, che noi vogliamo accontentarci del 2-2. Mentre la Vibonese ha visto queste mosse stupide, ha cercato di vincere la partita, e questo non deve accadere. Messaggio che viene mandato. Ecco la dimostrazione che ancora non teniamo lo squadrone, non teniamo la corazzata. I giocatori ce l'abbiamo, questa volta devo dire la verità. Sì, i giocatori ce l'abbiamo. Sono d'accordo. I giocatori, una componente dei giocatori, la componente tecnica, la componente motivazionale, la componente caratteriale, in molti giocatori ancora manca. Non c'è. Ancora manca per la giovane età, o forse perché sono sempre ancorati al messaggio che ricevono dalla panchina, che gli dice discorsi, stai lì. Mauro, però quando si fanno questi discorsi ti senti subito rispondere: bisogna avere pazienza, la squadra è nuova, bisogna avere... No, pazienza non ne possiamo tenere più, perché nel mese di novembre noi giochiamo col Foggia, poi andiamo a Fondi, poi viene la Juve Stabia e a Cosenza. Fra un mese è deciso il campionato. I due confronti più difficili li abbiamo a casa. In via definitiva, può essere deciso anche il senso di parola. Avremo le idee molto più chiare. Questo è vero. Molto più chiare. Cioè, in effetti, quello che si è notato è che questa squadra, l'abbiamo detto parecchie volte, non dimentichiamocelo questo, cioè che lo abbiano anche, lo sentano costantemente i nostri interlocutori che stanno dall'altro lato della telecamera, dicono: questi rompono le scatole. No, noi diciamo sempre le stesse cose. Noi, come dice il mio amico Vittorio, abbiamo incontrato squadre molto malleabili all'inizio, ci hanno anche lasciato giocare, perché quando qualche squadra ci ha impedito quasi di fare il nostro gioco, pur vincendo siamo andati in difficoltà. Esatto. Quindi esatto, noi dobbiamo abituarci a questo tipo di difficoltà che ci creeranno le altre squadre. Posso dire una cosa? Da quello che dici te, si dovrebbe vincere, e lo dovrebbero vincere anche i giocatori, l'allenatore, tutto lo staff tecnico del Lecce, che è vero che si è incontrato squadre, ma l'aver fatto tanti punti all'inizio dovrebbe averci fortificato, cioè dovrebbe aver fatto capire che, malgrado che sia fatto di punti giocando con squadre di levatura inferiore, abbiamo avuto difficoltà. Questo deve farci capire che noi, andando incontro a un campionato un po' più difficile, perché nel corso del tempo le squadre ci conoscono, noi dobbiamo obbligatoriamente cambiare la nostra mentalità. Noi dobbiamo essere quelli
che è vero, si marcheranno così, allora noi saremo così, noi ci faranno questo e noi cioè dobbiamo avere delle contromisure per ogni possibilità. Io dico, meno male che si è perso con il Catania. Dici, perché? Per un motivo semplicissimo. Sarebbe stato peggio per il Lecce con l'Unicusano, Fondi, oppure con un altro. Perché il Catania, tutto sommato, dobbiamo sempre rappresentare che il Catania è gravato da una grossissima penalizzazione. Il suo posto in classifica non è quello. I playoff, ma fare, il Catania farà sicuramente i playoff. Sì, diciamo sì, cosa. Sì, sì. Ma un'altra cosa che forse sfugge a un occhio, il Catania è la squadra meno battuta della nostra, del girone C. Il Catania ha subito solo 6 reti, sì. Quindi il Catania tiene un ottimo assetto difensivo che si è visto proprio con Caturano, Tomomino e i nostri attaccanti. Insomma, il Catania li ha contenuti bene. Quello che non mi sta bene è che, d'accordo, l'autorete è un evento che è capitato. E quando sono capitate le due a noi, quella di Mancuso. Però poi ha segnato di grazia. Cioè la miniera d'oro del Catania, sto ragazzino di 21 anni che a quanto pare vale un'imbarcata di milioni. C'è stato l'errore nostro, ma c'è stato. E poi quando noi diciamo però sotto rete no, dobbiamo essere più cinici, mi fa ridere questo aggettivo, più cinici che significa? La palla la devi buttare dentro, se non la butti è un errore tuo, punto. Quindi non facciamo drammi sulla sconfitta di Catania, no, assolutamente. Invece ha fatto una buona partita da 0-0. Da 0-0. Giusto. Però noi dobbiamo cercare di fare qualcosina in più. Adesso, per esempio, che ci sarà la partita con il Foggia, io penso che, tra l'altro, è un alibi non richiesto che si sta creando attorno alla squadra. Sembra quasi che il Catania abbia rubato la partita e che il Lecce sia stato. Non è così, no, siamo obiettivi. No, no. Non è così. Questo per il bene del Lecce. Il Lecce deve sapere che non è vero che a Catania è stato scippato. No, il Catania ha avuto poco di fortuna. L'allenatore non deve dire meritavamo di vincere, perché meritavamo di vincere, perdi 2-0, poi ti fa ridere sul piano sottostante. È chiaro. Prego, dici qualcosetta rapida del Foggia. Ah, del Foggia, cioè, una società, sì, è una squadra che abbiamo incontrato tante volte. In campionato l'abbiamo incontrata 24 volte. Ci sono altre 3 partite però, ricordiamo le giocate qui a Lecce con il Foggia. Una è di Coppa Italia 3 anni fa, nel 2013, vincemmo 1-0 con un gol di Giacomo Beretta. E poi ci sono 2 spareggi, uno nel lontano 1929, nel giugno del 29, che era uno spareggio per la promozione della istituenda Serie B. Doveva nascere la Serie B, serviva una squadra del sud e furono fatti degli spareggi. E il Foggia venne qui a Lecce e vincemmo 1-0 con un gol di Vincolo Catelli. E poi l'ultimo playoff, 5 mesi fa, abbiamo perduto qui a Lecce 3-2. Queste sono le 3 partite extra campionato. Le 24 di campionato, ne abbiamo giocata una sola in Serie A. 6 in Serie B, 14 in C, una in prima serie interregionale, che è un campionato che nella storia del calcio italiano si è giocato soltanto una volta nella stagione 57-58, e poi 2 volte in quarta serie. In queste 24 partite abbiamo ottenuto 19 vittorie. Abbiamo sempre distrutto il povero Foggia. 19 vittorie. In quella in A non mi sembra. E 3 pareggi, 2 per 0-0 e 1 per 2-2. E 2 sconfitte, una nel 58 per 2-1 e una nel 93, famosa per i rigori di Toffoli, per 2-0. Il Lecce, il Foggia ha segnato 14 gol qui a Lecce, meno di un gol a partita, il Lecce ne ha segnati 56. Qualcuno si meraviglierà, 56 gol in 24 partite? Sì, 56 gol, 2,33 gol a partita. Perché 56 gol? Perché nel 1941 il Lecce in Serie C batte il Foggia per 7-1. Dopo 5 anni, nel 46, nell'aprile del 46, sempre in Serie C, il Lecce batte il Foggia per 6-0. L'anno dopo, in Serie B, il Lecce batte il Foggia per 6-0. Dopo 3 anni, nel 1950,
siamo ritornati in Serie C, il Lecce batte il Foggia 8-0. Quindi in queste quattro partite, in queste quattro partite abbiamo segnato sì, 27 sì, gol, sì, che è il 50% del totale di 50. Diciamo, fammi fare un ricordo. Volevo sentire da Vittorio come lui vede la partita di domenica dal punto di vista, se possibile, anche tattico. Mario, non sarà una bella partita, già lo possiamo dire tranquillamente. Ma tutto è lunedì. Di lunedì. Non sarà una bella partita dal punto di vista stilistico, dal punto di vista tecnico. Sarà una guerra, sarà una battaglia tra due squadre che vorranno primeggiare, che vorranno vincere entrambe la partita. Il risultato è apertissimo. Tutti e tre i risultati si possono verificare. Purtroppo è così. Noi non siamo molto più forti del Foggia, il Foggia non è molto più forte di noi. Non lo so, se giocherà Sarno, si prevede che forse giocherà, le difficoltà aumenteranno un poco di più. Guarna no, è ancora squalificato e non può parlare ancora, però il Foggia ha dimostrato dopo la sconfitta di Castellammare di essersi ripreso con un 4-1 chiaro, secco. Però non dimentichiamo che la Juve Stabia segna 6 gol, 4 il Cosenza ne segna 6, quindi sono squadre queste qua che temibilissime, che non lo so. Sentiamo cosa con racconto, vuole dire una cosa carina, sì, nel senso per far due risate. Quando venne questo Gaucho Toffoli, arrivò a Montepulciano, perché in quel periodo Lecce faceva il ritiro per campionato a Montepulciano, a 15 km da casa mia. Allora io la sera con Zonetti cenavamo sempre insieme, da casa mia andavo a Montepulciano e cenavamo con Zonetti. Stavamo cenando quella sera e è arrivato Cataldo, povero Cataldo che salutiamo con tanto affetto, e che ricordiamo, salutiamo, che lui ci guarda da lassù, e ci presentò questo Toffoli che era arrivato, eccetera, così. Io lo guardai e dissi, a Sonetti, mentre mangiavamo, stavamo in disico, questo mi sembra un po' stelegrafonico, mi dissi, ma come lo vedo come me? Era troppo sciccoso, troppo. Il giorno dopo si presenta agli allenamenti, e ero rimasto lì a mangiare anche pomeriggio, la mattina, il giorno dopo, e siccome facevo l'osservatore per il Lecce in quel periodo, e allora lo vidi muoversi, dissi, mamma mia, ma questo non è che mai giocato, dissi. Dopo un mese, questo un mese e mezzo, questo Toffoli, la società, il contratto, rescisse il contratto, gli dette 70-80 milioni. Ma però c'è una cosa, è vero, fu considerato un bidone, fu considerato un errore di... Ma non era lui quello che dici che... Però quando ritornò in Brasile... Ma non era lui quello che... Diventò capocannoniere del campionato. Non era giocò lui. Come non era lui? Io sono convinto che io ancora dopo 20 anni. Tre campionati ad alto livello. Vito, dopo 20 anni sono ancora convinto che quel Toffoli che aveva fatto 400 gol non era lui. L'unica cosa di quell'episodio è che l'episodio che coinvolse i due giocatori, Toffoli da una parte e Mancini, che si vide arrivare il pallone centralmente lento, quei due personaggi, quei due giocatori non ci sono più. Uno, Toffoli è deceduto 5 mesi fa. Sì, è morto 5 mesi fa. Questo non lo sapevo. E 4 mesi fa è morto Franco Mancini. Sì. Non ci sono più quei due protagonisti di quella sera che all'undicesimo, il primo tempo, l'arbitro Chiesa, Damiano Chiesa, che mette un rigore a favore del Lecce, e poi perdiamo 2-0. Senti Vittorio, che dobbiamo dire? Noi ci auguriamo che possa essere una partita interessante, la cornice di pubblico non mancherà, si prevede il pianone, il record di spettatori. Stamattina decidono per la riapertura della curva sud. Voglio dire, se un dato momento giochiamo anche con 15.000 persone che tifano, però dobbiamo verificare quanto il famoso pubblico possa incidere in una partita. Non so dire una cosa rapidamente, questi ragazzi devono capire che le conquiste devono avvenire attraverso il nostro sacrificio, non ci regala niente nessuno. Questi ragazzi devono capire che entrare in campo significa dare tutto e vincere. Perché se dai tutto e non vinci, sei sempre il solito fesso di prima. Per non essere fessi bisogna... Sì, io vado, guarda, paradossalmente, no, se il Lecce dovesse perdere, non me lo immagino proprio, però dovessimo fare una grossa partita, prendere due pali, non ci danno due rigori, sbagliamo un rigore, 10 tiri fanno a un centimetro dal palo, beh, se c'è questa azione del genere, e c'è il gioco, allora possiamo avere fiducia per il futuro. Se invece vinciamo con una rete, per esempio, il discorso... Però portiamo 3 punti in classifica. Sì, lo so, lo so. Non dimentichiamolo. Sì, non dimentichiamolo. Vabbè, salutiamo. Vabbè, salutiamo. Quello conta.
Quindi, che il nostro tecnico, salutiamo sì. I nostri amici che ci seguono sempre con affetto. Forza Lecce, e Forza Lecce stavolta più forte.